ma come bisogna approcciarsi alla terapia, al dentista, al percorso che si deve fare. E vi ho portato qua con voi due elementi, due oggetti che fanno parte delle riflessioni che faremo oggi. Un pacchetto di sigarette di Giorgio, questo è il pacchetto di sigarette di Giorgio che fuma, accendiamo anche questo monitor e vediamo se si accende, non è questo, quest'altro, prova quello. E la bicicletta, che correlazione c'è secondo voi tra questi due oggetti? Salute e danno. Salute e danno, che stile di vita? Semplicemente, Giorgio c'ha questo stile di vita, io ho quello stile di vita. E gli effetti dello stile di vita poi sulla mia salute e sulla sua salute saranno diversi, perché sul lungo termine, chiaramente non parlo di una settimana, io una settimana in bicicletta, massimo di sviluppo e affaticamento acido lattico, come pure se inizia a fumare un pacchetto di sigarette una settimana non mi viene tumore, non mi viene la piorrea, non mi viene la parodontite. Se però sul lungo termine io tengo quelle abitudini, quegli stili di vita, sul lungo termine allora si hanno tutti dei problemi che vengono dopo. L'approccio al dentista è importante perché è un po' come l'abitudine di vita, lo stile di vita. C'è chi pensa al medico quando c'è il problema e chi pensa invece al medico quando non c'è il problema. Quindi la prevenzione oppure la cura. Secondo voi è meglio curare o prevenire? Prevenire. È meglio secondo voi fare pittare un attimo la casa ogni due anni oppure andare a radere a suolo e rifare la ristrutturazione dopo vent'anni? Una pittata, un pochino di, come dire, di manutenzione quotidiana, quello poi tiene la casa fresca sempre, non marciscono i muri, non va poi ristrutturata, staccato tutto lo stucco e rifatti i grossi lavori, o peggio aggiunti i pilastri perché il soffitto sta venendo giù. L'approccio al dentista è fondamentale perché questi lavori non dovrebbero esistere, questi tipi di lavori. Quindi la domanda di oggi è: posso curare a metà la bocca? Posso fare metà delle terapie, prima un'arcata e poi l'altra arcata l'anno dopo? Questa è la domanda a cui rispondiamo oggi. Ok, la risposta è approccio al dentista. Quando mi fanno questa domanda è un po' come: posso smettere di fumare, che ne so, un anno e poi riprendo? Oppure le cose o le fai o non le fai. Delle volte bisogna prendere decisioni. Il verbo decidere deriva dal verbo recidere, tagliare fuori qualsiasi altra possibilità di riprendere in considerazione quella possibilità. Se io decido di smettere di fumare, come ho fatto in passato e l'ho portata qua oggi la bicicletta, perché il modo come ho smesso di fumare, io fumavo quando ero studente, fumavo. Poi ho smesso di fumare quando ho iniziato a lavorare con i centri di fumo. Ora, con i centri di fumo mi hanno insegnato che non potevo smettere di fumare se non iniziavo a fare qualcos'altro. Non smetti di fumare smettendo di fumare. Devi sostituire quell'abitudine con un'altra abitudine, semplicemente. Che può essere il chewing gum, può essere lo sport, oppure può essere un'unione di nuove abitudini. A livello di studi hanno verificato che le nuove abitudini, ne parleremo meglio dopo, si creano, si rafforzano quando tu metti tre cose che ti piacciono tutte insieme. Se tu metti, io vi spiego cosa io ho fatto per smettere di fumare, dopo cena, stanco da lavoro, potevo prendere, accendere una sigaretta, voi aprite, una sigaretta e una birra, sviluppate una dipendenza. Poi vorrete sempre fare quei gesti, dopo sviluppate quello che è il rito, il rituale. Allora io cosa ho iniziato? A sostituire quel rituale che avevo creato con un nuovo rituale. Il rituale era, dopo che tornavo dal lavoro, mi ero fatto la playlist delle canzoni che mi piacevano, proprio quelle che mi gasavano, me le mettevo nelle orecchie e andavo a correre in mezzo ai turisti per Roma dove abitavo e mi facevo Quirinale, Fontana di Trevi, Pantheon, arrivavo a Campo dei Fiori, poi tornavo indietro e mi vedevo passeggiando stanco la bella visuale dei Fori Imperiali a Roma. E tornavo a casa, facevo la doccia, mi mettevo a guardare le cose su internet, a studiare, queste cose qua. E allo stesso tempo cosa facevo? Correvo. La corsa mi faceva riempire i polmoni, ok?
anche come fumare, e correre in mezzo ai turisti con la musica negli orecchi allo stesso tempo mi sentiva, mi contaminavo con l'energia positiva di tutte quelle persone che erano in vacanza. Ho smesso di fumare, ma avevo iniziato a fare un'altra cosa diversa, che me l'ero studiata. Non avrei mai smesso di fumare se non avessi iniziato con un nuovo rito. Poi associ magari dolore, primo periodo, a quando smetti di fumare, per esempio è sempre meglio intossicarsi per una o due settimane dove fumi almeno una stecca di sigaretta. E poi fai una settimana dove non fumi più e vai a correre, mangi cibi sani che ti alcalinizzano, e poi dopo riprendi a fumare un'altra settimana e hai che cosa? Quel muro di scontro con i due stati fisici diversi. E lì inizia a sviluppare anche la repulsione. Infatti c'è quelli che ti insegnano per esempio a uscire dalle dipendenze, che consigliano per esempio, vuoi avere un figlio che non si droga, portali in mezzo ai drogati da piccolo a 10 anni, tutti con le siringhe in vena che stanno male, si traumatizza il bambino. Oppure gli fai fumare un pacchetto di sigarette, 10-12 anni, vomita, non fumerai più per tutta la vita, l'hai traumatizzato. E lo puoi fare o da adulto oppure da grande. Da adulto serve il sistema delle associazioni. È difficile uscire dalle dipendenze perché prima ancora di io fare l'associazione, le tre associazioni, l'associazione quindi prendere, ho preso una decisione, quello che vi dicevo prima. Non puoi tu iniziare a fare qualcosa se non prendi una decisione, quindi recidere, la possibilità di prendere in considerazione qualcosa che rifai di nuovo quella cosa in futuro. Ho deciso. Quando si arriva in questi stadi, delle volte, perché non si prende la decisione? Che si arriva delle volte in questi stadi qua avanzati è perché in passato non si è preso la decisione. Rimandi sino ad arrivare poi a uno stadio grave, avanzato, in cui dici basta, non un'ora, non un minuto di più. Vado e mi sistemo la bocca, però più delle volte in quei casi avanzati si arriva a questa situazione in cui bisogna andare a rimuovere tutte le radici e andarle a sostituire con qualcosa di artificiale, quindi la ricostruttiva della bocca. Quando si arriva in questo stadio non puoi pensare faccio solo mezza bocca, okay? È come dover ricostruire il palazzo da zero, e dici ok, ma ora faccio solamente i balconi, poi dopo faccio i muri e i pilastri. Lo puoi fare, in teoria sì, lo puoi fare, però non avrai una ridistribuzione degli ambienti corretta, non avrai un studio, quindi uno scarico dei pesi sulla struttura, le fondamenta corretta, non puoi fare le fondamenta dopo che hai fatto i piani e dire ok, devo rifare, aggiungere pilastri, devo mettere altri impianti perché non mi bastano. Altrimenti cosa fai? Lo puoi fare, si deve ributtare giù e rifare. Oppure c'hai, che ne so, il palazzo storto e fai i balconi dritti. C'avrai i balconi dritti, ma il palazzo è storto. C'è il rischio che comunque ha dei problemi il palazzo, strutturalmente parlando. E stessa cosa è un pochino quello che succede nella bocca. Noi possiamo qua rifare l'arcata superiore o l'arcata inferiore. Supponiamo che il paziente qua che vuole rifare la sola parte inferiore perché sotto non mastica, no? In maniera da non addetto ai lavori, uno pensa per masticare ho bisogno solamente di mettere i denti qua sotto, qua e qua. Quello che non capisce è che sopra il piano occlusale è storto, se io vado a fare di nuovo i denti qua sotto avrò il palazzo storto uguale. Esatto, cioè avrò i denti sotto nuovi ma storti. Quindi a livello strutturale quello che conviene invece fare è prendere il toro per le corna e fare pentole e coperchie insieme, vanno fatti dritti, nuovi ma dritti. E questo è uno dei motivi per cui non conviene andare a fare questa divisione delle terapie. Oppure quello, guardate, io sto guardando foto pubbliche qua, no? Trovate su Google. Ed è una maniera, alcune di queste radiografie errata, che fuoriesce dai protocolli di curare un paziente. Qua vedete per esempio la linea dell'osso, questa è la linea dell'osso, dovrebbe essere normalmente qua, a questo livello, ed è molto riassorbita. Sopra è stata iniziata la terapia, qua è stato fatto un rialzo del seno mascellare, questa parte bianca,
sono stati messi impianti dentali, 6, sotto sono stati messi molari, avanti abbiamo un osso che sta al 50% della lunghezza delle radici, anche meno, okay. L'osso doveva stare qua a questo livello, queste sono radici che sta perdendo il paziente. 1, 2, 3 vanno tutte, questo canino come storto, questo estruso, il piano occlusale storto, e in più sto ottenendo che cosa qua? Un dente che è in completa espulsione, questo lo vedete che sta venendo fuori, se non c'è il dente di sopra quello sale, ma se viene fuori e si ritira l'osso, quello che si crea tra i denti è spazio e si incastra cosa? Il cibo mantiene che cosa? La piorrea attiva, perché dà da mangiare i batteri producono le tossine poi, come ti hanno intaccato i denti, ti intaccheranno anche gli impianti. Okay? Se non tieni questi spazi puliti in maniera maniacale 3 volte al giorno, neanche io riuscirei a tenere questi spazi puliti qua. Mi si incade dal mangio e c'è tutto il cibo lì in mezzo. Alitosi, acidità della bocca. E quello che succede è un paziente qua che non sta scegliendo, ma sta facendo solamente un lavoro a metà sopra, sta tamponando, ma poi gli si apre qua una buca e qua avrà un piano occlusale storto dell'arcata nuova sopra, una zona infettiva qua sotto che rimane attiva, gli impianti sopra esposti a perimplantite, quindi a infezione, come ha avuto infezione qua a livello delle radici. Curerà che cosa? Solamente l'aspetto visivo, quando sorride che si vedono i denti sopra, ma sotto vedi che qua non ha messo i denti, ok, qua c'è uno spazio nero, e piano occlusale lo vedi che è storto, vedi questi denti sono storti, non è una dentatura dritta, guarda qua come è corto questo dente, guarda qua come è lungo questo dente, quindi siamo limitati dal punto di vista biomeccanico, abbiamo un comportamento meccanico diverso dell'arcata, con rischio di chipping e rotture dei denti di questo lato, si scheggiano, si rompono, perché da questo lato trova l'aereo una montagna quando va a discludere lateralmente. Dal punto di vista batteriologico non è una bocca curata, non è una bocca che può stare così 20 anni. Dal punto di vista estetico non ha raggiunto l'obiettivo, dal punto di vista biomeccanico non ha raggiunto la stabilità, perché poi i denti qua non hanno sensibilità sopra e sotto e di fianco qua gli hanno lasciato un dente in completa espulsione. Qua sotto c'è la zona di divisione delle radici dove si incastra anche il cibo, il dente sarà qua e qui ci sarà una zona, uno spazio che, dove anche lì si incastra il cibo. Questa è una classica terapia fatta a metà, e ce ne sono tante di terapie come queste fatte a metà. Curare, guardate che curare a metà un paziente non è vietato. Questo è molto grave, che non sia vietato curare a metà il paziente, perché la bocca c'è arcata superiore e arcata inferiore, quindi se tu guardi l'apparato masticatorio è un apparato masticatorio, non sono 2 apparati diversi, anche dal punto di vista batteriologico è una cavità, che se io lascio delle zone infette è come mettere lo smalto sopra il piede infetto in cancrena, ti faccio i denti bellini però appena apri la bocca si sente l'alito pesante, perché c'è la parte infetta sotto, c'è la parte che mantiene che cosa? La parodontite attiva, le gengive che sanguinano, il sanguinamento attivo che porta poi a riassorbire l'osso. Allora a quel punto riandrà dal dentista a continuare il lavoro, il dentista che viene dopo cosa farà? Farà l'arcata di nuovo sotto, metterà l'arcata sotto, ma sarà l'arcata sotto storta, perché deve seguire quella di sopra. Questo è uno dei motivi per cui non prendiamo mai in cura pazienti che non fanno tutta la bocca, perché poi noi che dobbiamo dare la garanzia, che lavoriamo con internet, con le recensioni, il sistema reputazionale al quale non ci possiamo tirare indietro, perché la recensione una volta che è scritta, l'unica cosa che noi non possiamo fare è eliminare le recensioni, e dobbiamo evitare le recensioni negative, come? Lavorando bene, se lavori bene sarai sempre nel giusto, e non fai andare in giro pazienti con i denti storti, vai a spiegare poi online che quello è un paziente che non erano i denti fatti da noi sotto, ma erano i suoi. Chi la vedrà quella foto dirà lavorano male, non è che lavoriamo male, abbiamo deciso di dedicarci solamente a chi ha preso la decisione, chi vuole curare in maniera seria i denti, completa. La bocca va curata in maniera completa, perché se la curi a metà
c'è il rischio che o c'hai per implantiti, oppure cedono i lavori, oppure sei limitato in quello che puoi fare. Ci sono per esempio altri pazienti che arrivano in stadi più avanzati, che prendono la decisione più avanti, dopo aver sbagliato di nuovo l'approccio. Chi conosce questi impianti? Questi sono impianti zigomatici, si chiamano, non sono impianti convenzionali, questi sono impianti che si mettono invece che in questa zona, quando l'osso qua non ce n'è più, perché abbiamo messo impianti e quelli hanno fallito, sono falliti perché hanno avuto periplantite, per il motivo che vi ho detto prima, oppure l'osso non ha attecchito o ha fumato con gli impianti dentali per tanti anni. Dopo c'è questo tipo di chirurgia che è una chirurgia terziaria, cioè si fa dopo, su chirurgie che hanno fallito, oppure casi molto gravi di pazienti che hanno avuto traumi stradali o pazienti che hanno avuto per 30 anni la dentiera mobile. Allora l'osso gli scompare e non c'è più neanche modo di mettere gli impianti sopra, e allora devi andare con questi impianti diversi che vanno in diverse zone però della faccia, si attaccano là, poi c'è un braccetto, l'impianto in realtà è questo, è corto, per invece di stare qua sta qui, e c'è un braccetto che lo connette poi all'arcata artificiale. E questi sono i tipi di chirurgie che si fanno quando delle volte si sbaglia l'approccio, non sempre per quello, delle volte perché non si è fatta una cosa semplice la prima volta, cioè ci mettevi le mani la prima volta invece che fare compromessi, fai le cose fatte bene, fai quello che va fatto, perché poi alla fine vai a spendere di più dal punto di vista biologico, economico, e non è neanche detto che quello che fai poi riesce, è più difficile, hai rischi molto più elevati a fare questi tipi di chirurgie, perché sono delle chirurgie più complesse, se sono complesse è come dire più semplice, hai più rischi a mantenere i denti, a fare la pulizia dei denti, oppure a fare una ricostruzione con impianti, cioè meno rischi con l'igiene tutti ogni 6 mesi, cioè meno rischi di avere che cosa? Infezioni, di avere dolori gravi, oppure dover mettere impianti o rigetti degli impianti, non ce li hai se non ci arrivi agli impianti, fai sempre la prevenzione. E voi direte, ok, come faccio allora se io dal punto di vista economico non posso fare un approccio di questo tipo, per andare a curare una volta per tutte la bocca, come fareste voi a casa se dovete ristrutturare il palazzo però non potete ristrutturare la casa e non potete farlo tutte insieme? Preventivi. Fai preventivi, quella è un'opzione, e quindi scegli il preventivo più basso, che però abbiamo visto la lezione scorsa che non sempre il preventivo più basso corrisponde a quello che devi fare. Ok, arriva quello e ti dice ok, ti metto la carta da paratti, è nuova, però poi entri e senti odore di marcio, però era il preventivo più basso. Abbiamo detto che l'ottica è fare le cose fatte bene, che vanno fatte, che fai il delay. Se non lo faccio quest'anno, lo farò tra 2 anni. Aspetti, ma fai le cose che vanno fatte. Perché se no in realtà non stai risparmiando, neanche mettersi un mutuo in banca è la cosa giusta. Che a me hanno insegnato, fai il passo che puoi fare. Non ti vai a mettere il mutuo in banca per curare completamente la bocca. Se puoi, magari guarda all'estero. Ma non è che vai all'estero per fare le cose sbagliate. Se vai all'estero vai per fare le cose giuste spendendo meno, ma andare all'estero bisogna fare attenzione agli specchietti per le allodole che ti fanno in realtà poi le cose sbagliate, perché a distanza ti hanno detto che era quello il preventivo, poi apri la bocca, ti vedono, il dottore cosa è quello che mi aveva detto al telefono? Sì sì è quello, invece per un'altra cosa, perché ti deve tenere fede a quello che ti ha detto al telefono. Ok, quella è una cosa molto pericolosa perché rischi di fare o cose in più o cose in meno al paziente. Allora ti fermi un attimo e dici guarda, la situazione è questa, abbiamo fatto il check-up, se lo puoi affrontare lo affronti, ma devi fare tutto. Se non lo puoi affrontare, non lo affronti, lo affronti quando lo puoi affrontare, ma fai le cose che vanno fatte. Di modo, se fai spendere i soldi in tamponare le cose, sono soldi buttati. Io la macchina non la aggiusto mai, a meno che non sia un danno grave. Ok, la macchina se deteriora, si deteriora, che faccio la manutenzione classica, faccio, ok? Non vado però a fare delle cose, magari sostituzione di pezzi, metto quello cinese, quello che, poi mi danneggia tutta la macchina. Se cambio i pezzi, se faccio le cose, perché lo posso fare?
Se no è meglio non intervenire, perché se no spendi soldi che invece stavi accumulando per fare le cose fatte bene e ti ritrovi che la macchina peggiora. Che adesso vado dall'elettrauto che non sa mettere mani su quella macchina, la Opel per esempio, e lo porto da quello che c'è, c'ha il prezzo basso, mi fa le cose, però poi alla fine me l'ha aperta, mi ha tolto pezzi, me li ha rivenduti e mi ha messo delle cose che dopo, e poi inizia che sei ogni mese dall'elettrauto. Ok, alla fine, cavolo, andava la Opel e me lo facevo fatto bene con gente che ne capisce, competente, che mi mette i pezzi originali, che mi mette... Se no era meglio che la tenevo ferma la macchina e poi aspettavo per portarla alla Opel. In questo senso intendo, se non posso intervenire non intervengo, piuttosto che fare le cose a metà oppure fare girare col bottino di scorta, è meglio che non giro con la macchina invece che girare con quello di scorta, di bottino. E questo è il succo, insomma, delle cose. Ci sono momenti in cui conviene intervenire, che quindi il momento di prevenzione, mai dopo. Però è anche vero che qua ormai curiamo pazienti che non stanno facendo prevenzione, ma che hanno ormai passato questi stadi, sono già arrivati ormai in stadio terminale, state qua per il trapianto. È inutile che vi parlo di prevenzione, ma voi ne potete parlare a casa. Avete figli, parlatene ai figli, portateli a fare prevenzione, a fare le visite, a fare i controlli. Quella che è l'igiene che fate voi è quella che dovrebbero fare tutti poi. Gli scovolini, pulisci lingua, il colluttorio, anche i figli che devono fare queste cose. Usate gli scovolini, non è che siete speciali. Lo scovolino, il filo interdentale, l'igiene della bocca va fatta ogni volta che lavi la faccia, lava anche la bocca. Lavi due volte al giorno, almeno la faccia, appena ti svegli, prima di andare a letto ti strucchi, lava anche la bocca, usi il sapone per la faccia, usi il colluttorio per la bocca, usi strofinare, ok, la faccia, quando lavi non ti butti l'acqua così, devi strofinare anche la bocca e i denti, ti lavi, quando eri in Moldavia non so se avete notato, hanno tutte le ciglia finte. E poi un giorno Katia, una ragazza lavorava con noi, e devo andare a farmi le ciglia. Cosa? Le ciglia, le sopracciglia, no, le ciglia finte, che sono? Sono attaccate, incollate. Sì, ho detto, scusa, ti lavi la faccia? Ha detto, sì, ma attorno così, non ci vai. Cioè, che sei, quanto durano 2 mesi? Che sei 2 mesi che non ti lavi gli occhi? La stessa è la bocca, ok, ci passi, devi passarla tutta, anche la lingua. Molti lavano solo i denti, ma è la lingua la parte più sporca, specialmente nei pazienti che hanno la lingua fissurata, che 8 su 10 pazienti che hanno sviluppato la piorrea avevano anche questa, la lingua, fastidio. Mica della lingua, ok, c'è chi è scuro, c'è chi è bianco, di carnagione, c'è chi ha la lingua liscia, chi ce l'ha fissurata, però quella lingua non posso lavare solo i denti. Se poi sono portatore genetico di carenze tipo l'interleuchina, è alta la probabilità che sviluppo la piorrea. Se in più fumo, un fattore in più di rischio, perché lì nelle cripte linguali si vanno a selezionare i batteri negativi che non hanno bisogno di ossigeno, che poi sono quelli che scatenano la piorrea. Se queste cose se questa lingua non la pulisci, per esempio col pulisci lingua, che è un semplice, è come un rastrellino, non so se l'avete mai visto in farmacia, è un rastrello che ha da un lato una spatolina che tira via la patina acida, come uno yogurt, una gelatina che si forma sulla lingua, che è quello che viene prodotto dai batteri. I batteri per difendersi producono questo gel che li difende. Il colluttorio lì comunque ci arriva, ma parzialmente, non arriva a ammazzarlo. Lo spazzolino non rastrella via, capito? Lo spazzolino smuove e basta la gelatina. Tu hai bisogno poi con questo attrezzo di portarla via sta gelatina. Lavi sotto l'acqua a getto corrente e poi di nuovo svuoti. Dopo fai il colluttorio che penetra a quel punto e disinfetta a fondo. Questo attrezzo, se lo usassero tutti, ci sarebbero il 70% in meno di problemi di piorrea. Perché, vi ho detto, la lingua poi dove tocca? Sul palato e i denti. Se io lavo i denti, dopo 20 minuti ho di nuovo i batteri tutti a spasso. E ho quindi una tana batterica, dove i batteri si replicano, che è pari ad avere le carie in bocca.
hai curato le carie, però se non curi ogni giorno lo svuotamento della lingua, ci sono diversi tipi questi rastrelli, hai praticamente, vedi, anche questo è un pulisci lingua, è un rastrello che tira via, una spatolina. Voi provate con un cucchiaino da tè a portare via, dopo che avete mangiato, a farlo così sulla lingua e guardatelo il cucchiaino. C'è yogurt, acido, c'è acido lattico proprio, producono questi batteri. Dopo, immaginate un paziente che vi ho detto di questo tipo, che rifà tutti i denti e non gli insegno questo. Equivale un po' a aver curato la bocca a metà. O un paziente che non cambia le abitudini, quindi che non smette magari di fumare. Ok? Non dico che perdi gli impianti, però sto mantenendo un elemento di rischio, un fattore di rischio che è stato uno di quelli che ha scatenato poi il problema negli anni. Ho bisogno di mettere dentro delle nuove associazioni. Mi metto la mia playlist, vado in bagno e mi inizio con la playlist. Se voi vi mettete la musica che vi piace, in bagno ci passate più tempo. Vedete l'ora di prendervi i vostri 10 minuti della giornata, chiudete anche il bagno, cantate musica e vi spazzolate tutti quanti. Bocca, faccia, fate la doccia. Una buona abitudine è quella, per esempio, di tenere lo spazzolino dentro alla doccia. Ok? A quel punto cercate di unire il momento dell'igiene personale con anche quello della bocca, con un momento anche di relax. Sulla doccia, con l'acqua calda, vi state rilassando, vi mettete anche un kit lì di spazzolino, pulisci lingua e fate una parte dell'igiene. Poi uscite dalla doccia, vi asciugate e rinfrescate l'alito col colluttorio. Si tratta semplicemente di disporre le cose in maniera diversa delle volte, non dovete fare grandi cambiamenti. Basta semplicemente non condizionare la vita agli altri. Se diventate crudisti, vegani, è importante non rompere le scatole agli altri, ok? Non quelli che, il crudismo, ho scoperto la paleo, ok? Tenetevi i vostri segreti se li volete fare, che avete deciso, preso una decisione, fatto un investimento di parecchi mesi, anche di un anno, di venire all'estero, moltissimi pazienti lo stanno facendo coincidere con un cambio epocale della loro vita, il rifare tutta la bocca. Tantissimi pazienti smettono poi di fumare quando tornano in Italia, iniziano a passare più tempo con i figli, iniziano a fare le passeggiate perché uniscono la passeggiata rigenerante, non fumare col parlare col figlio. È un'abitudine quella positiva che ti rafforza nel tempo, rafforza anche i legami e in più ti fa vivere più a lungo e non perdere i soldi dell'investimento fatto. I cerotti servono per smettere di fumare? Per quale motivo? È un palliativo. Ma la vera cosa che funziona è la psicologia. Cioè, il fumo è un fatto psicologico con una sostanza comunque chimica che ti dà un'alterazione della psicologia, dello stato emotivo psicologico, ma la soluzione non è attaccarti un cerotto e metterti la nicotina che ti calma. A livello psicologico è associare piacere e associare dolore. Se lo fai nello stesso tempo cambiando un rituale, in più rafforzi con tre cose nuove positive insieme, è molto più facile uscire dalla situazione. Il dolore significa vedere dove arrivi. Vedere dove arriverai nel burrone se non cambi abitudini. In più il piacere è vedere dove potresti arrivare se cambi abitudini. Ok? Fai vedere al bimbo, per esempio, dolore, dove sarà, dove potrebbe arrivare. C'era un amico, ho smesso di fumare, come? È venuta mia figlia, mi ha detto: papà, tu morirai, non vedrai mai più il mio matrimonio. Perché? E gli indica la sigaretta. E quello ha smesso di fumare, ha associato dolore e piacere allo stesso tempo di vedere un domani la figlia che si sposa. Un cambiamento altro che il cerotto. Lo faccio per un motivo, il motivo ti dà motivazione. Ma se non hai il motivo, che non lo vedi, non prendi la decisione di tagliare fuori quella possibilità. Cioè, io ho smesso di fumare perché voglio vedere un domani, sarà bionda mia figlia, mora, non so, ma la vedrò nascere, la vedrò crescere, la vedrò sposarsi, la vedrò, magari ne avrò 5 di figlie.
tutte femmine le vorrei da proteggere, magari anche adottate, una bella famiglia, mettiti degli obiettivi alti. Poi la sigaretta, guarda, dici, ma mi serve, non è utile all'obiettivo che ho. Okay. Magari vado e faccio un giro in bicicletta stasera, penso, unisco il momento per riflettere sulle cose. Io c'ho delle volte, quasi mai, vi faccio vedere ora su cosa sto lavorando. E, allora, questa è dov'è che sta? Allora, progetti. No. Eccolo qua. Questi sono tutti i progetti aperti che ho. Ognuno di questi è un progetto. E in più tutte le persone che sto... su kit domiciliare prelievo analisi saliva. Ok, questo è un progetto che per me è importantissimo, quello. C'ho un collega con cui stiamo sviluppando questo kit da mandare a casa dei pazienti, che serve per proprio fare la diagnosi. Solamente un barattolino, sputi là dentro e hai una analisi dei batteri che sono nella saliva, che ti possono predisporre o meno verso la piorrea. Poi ce ne sono anche tanti altri, però quando rischi di avere tante cose da fare, delle volte è meglio che aspetti a farle, le cose ti prendi un po' più tempo per iniziarle a fare e le lasci lì in stand by. Il subconscio inizia a lavorare sulle soluzioni. La bicicletta mi dà le soluzioni, ok? Andare a correre, penso con la musica, poi mi sveglio, eureka, ho trovato la soluzione, perché ho dato il tempo al cervello di riflettere, anche quando dormo, delle volte ti svegli la mattina e dici, era così ovvio, perché avete dato il tempo alla testa di trovare la soluzione. Quindi smettere di fumare è importante che lo fate, che lo associate magari con un momento per voi, dove trovate poi un beneficio a tanti altri problemi che magari avete. Invece delle volte le sigarette o le cattive abitudini sono solamente il blocco per il prossimo livello della vita che avrete. Girateci attorno, perché dietro di quei blocchi, dietro di quelle cose cattive, c'è poi il panorama bello che vedrete. Basta solamente capire che non state solamente mettendo impianti e denti, ma sta iniziando un momento nuovo del vostro fisico, perché poi la bocca è un riflesso dello stato anche di salute del corpo. E fate molta attenzione a questo. Noi abbiamo pazienti, mediamente 4-5 pazienti ogni anno muoiono da noi. Per quale motivo? C'è correlazione tra lo stato di salute, l'età del paziente e anche lo stato di salute? Cioè, lo stato di salute della bocca è un fumatore magari di 20-30 anni quello, e sono pazienti dai 55 ai 70. L'età media della vita di un uomo è 84. Dipende se sei nato in Sardegna o sei nato al nord. Però se tu fai, io ho un algoritmo, no? Tu hai un'età media di 84 anni, ok? Fuma da 20 anni sigarette, fai meno 20. 64 anni. Mediamente ti ho detto che abbiamo dai 55, facciamo una media 64, 60, 70 più o meno. Ci sta nella legge dei numeri che durante quell'anno una piccola quota, passa a miglior vita. Perché come ha perso i denti, ha perso anche anni di vita, maltrattandosi col fumo. Se invece inizia a smettere di fumare e non mette solo i denti, c'è più probabilità, tu mediamente per acquisire, dopo 20 anni di fumo, per acquisire, non mi ricordo, ora vi potrei dire una balla, però vi dico quello che mi ricordo di anni fa di lezione di anatomia patologica, era per una 20 anni di fumo dovevi stare 4 anni senza fumare, per avere un'attenuazione di quello che era praticamente la perdita di vita, di aspettativa vita, sì. Ma non è che riacquisisci il 100%, acquisisci l'80-90. 20 anni di fumo sono tanti. 8 anni, sempre che non sei già avanti con l'età. Smetti di fumare, tanto...
sono tantissimi i nostri pazienti che fumano, eh? Non è una, molti dicono puoi fare impianti dentali se fumi? Sì, puoi fare tutto, anche il fumo è una controindicazione, cioè è una controindicazione nel tempo di guarigione. Quando sta guarendo la ferita, i tessuti che vengono irrorati dal sangue hanno meno ossigeno, sono più sfittici, sono i tessuti, e quindi la guarigione è più lunga. Come il paziente, per esempio, che ha il diabete. Il diabete è uguale, c'hai dei picchi glicemici nel sangue che portano a un rischio di infezioni un po' maggiore, ok, neanche tanto, un po' maggiore, e quindi è meglio in quel periodo che tieni la glicemia controllata. Oppure ci sono dei pazienti che gli si apre la ferita, stanno fumando in quel momento, e a quel punto gli puoi infettare l'innesto osseo, per esempio, ok? Siamo tutti adulti, nel senso tu sai quello che ti succede se fumi, ce lo disegnano anche sul pacchetto di sigarette. Poi se vuoi fumare, se vuoi, fuma. Però è importante che sai che non ti farà bene. Non è che non, gli interventi si possono fare, ma io ti faccio firmare un foglio dove non devi fumare. Poi se tu puoi fumare è un problema tuo. Ognuno è libero, non è che venga a casa ti controllo se stai fumando. Ok, la soluzione non è controllare, la soluzione è cambiare invece la psicologia, come la lezione che sto facendo oggi, che la stiamo registrando, ed è una lezione questa che aiuterà molti fumatori magari. E noi facciamo gli impianti, le chirurgie e le protesi, ma poi per questi problemi cercate un centro antifumo, ce ne sono tantissimi, in ogni regione ce n'è uno di centro antifumo, loro fanno questo. Si cerca un centro antifumo, si va con uno specialista in questo, analizzare qual è il problema, iniziano da quanti anni fumi, come hai iniziato a fumare, perché ti senti figo fumando o perché ti senti bene fumando, allora cos'è che ti fa stare male, inizia a lavorare su quello, sul dolore, sul pain del perché fumi e quando fumi perché lo stai facendo, e vai in quei momenti a fare delle cose diverse che ti fanno fare un cambio di percezione di quello che è la sigaretta per te, soprattutto mettere dentro delle cose piacevoli che ti fanno poi dimenticare quella. Ma loro sono specialisti in questi. Ok, c'è il numero verde, si chiama il numero verde e si fissa magari nella propria regione un colloquio. Tanto 6 mesi di attesa, 3 mesi di attesa comunque passeranno. Avete fatto una visita dall'endocrinologo nella vita o dall'ortopedico o dal dentista, fatela anche da un medico che collabora, che ha smettere di fumare. Hanno psicologi, hanno medici che fanno quello tutti i giorni. Noi facciamo i denti tutti i giorni, loro aiutano le persone a smettere di fumare tutti i giorni. Fai i denti, fai anche questo, fai 30, fai 31. A quel punto è una cosa che io prenderei in seria considerazione se fossi un paziente che sta mettendo le gambe, che ne so, ho la macchina nuova, la Ferrari, mi faccio il corso di guida veloce. È un investimento il corso di guida veloce, invece che magari andare con la Ferrari in sterrato, è alta la probabilità, l'assicurazione ti copre, sì, però è meglio se non ci esci fuori strada. Meglio di dover riintervenire, aggiustare, togliere impianti, ricostruire di nuovo un'altra volta l'osso e fare poi gli zigomatici. La prevenzione serve, ma prevenzione è un modo diverso di ragionare delle persone. Invece una persona che non pensa a prevenire, oppure che non è messa nelle condizioni di fare prevenire, delle volte è una persona anche che non pensa poi a riprevenire. Che perché è abituata, che ne so, a guidare a 180 all'ora, se rompi la macchina ne faccio la macchina nuova e riprendi a 180 all'ora, fai coincidere la macchina nuova con nuove abitudini. Quindi la bocca, supponiamo che la bocca la curo in due tempi diversi, facciamo ora un esercizio che mi avevano fatto quando io mi stavo inserendo nel primo luogo di lavoro, proprio primo luogo di lavoro, ho detto cura parziale
cura totale della bocca. Della bocca. Costo. Quale costa di più? Dal punto di vista estetico. Cura totale oppure cura parziale? Per quale motivo? Sono dritti, non c'è una parte gialla, una parte bianca, 1-0. Alito. Ok. Fiorrea. 0. 1, qua rimani con la più reattiva, la cura parziale. Dal punto di vista biomeccanico, proprio di meccanica, di come lavora la macchina, è come una ruota di un tipo, una 2.6, l'altra 1.3, l'altra sta a 3 che sta per esplodere, è tutta disassata la macchina, anche poi il movimento si comporta in maniera diversa e si sgangera, inizia a cigolare poi dopo. Siamo qua, 0, 1, questo dal punto di vista della ricostruzione, dal punto di vista invece del dottore che deve lavorare, quante anestesie ti deve fare in totale qua per curare? Prima te lo ottura, poi te lo devitalizza e te lo incapsula, poi te lo ridevitalizza, ti fa il ritrattamento canalare. Nel frattempo il ponte sotto si è sviluppata la tasca, va curata la tasca, cura e tasce. Però non ti fa l'antibiotico, non ti fa un'analisi dei batteri prima. Allora torni che la piorrea è avanzata, bisogna togliere, mettiamo un impianto nella bocca, ok? Però non possiamo farli tutti, mettiamo solamente i molari. La piorrea davanti avanza perché ti ha messo solo i molari. Poi metti altri impianti davanti. Nel frattempo hai sopra magari impianti e sotto qua una parziale mobile. Una protesi che metti e togli in plastica, quella che si attacca sopra, i batteri, la gelatina con i batteri, e quella appena te la metti in bocca, dopo 10-20 minuti già hai questa sensazione di acido in bocca. E alla fine hai che cosa? La flora batterica, come le rocce che stanno sott'acqua con tutte le alghe, c'è queste cose attaccate sulle radici che sono il biofilm batterico, ti crescono le alghe in bocca. Quindi cos'è dal punto di vista degli interventi, numero interventi, 0 a 1, è meglio andarci e fai piccoli interventi di prevenzione però, oppure se vai a operare fai la bocca tutta in una volta, one stage, una, due interventi noi facciamo praticamente, prima arcata superiore e il giorno dopo arcata inferiore. Okay, per quale motivo? Perché nell'arco di 24-48 ore, se tu elimini tutte le radici, cambia il microclima batterico. La full mouth disinfection, facciamo, quella che si chiama la disinfezione completa della bocca in 48 ore, che è un protocollo di terapia parodontale. Se invece io ti faccio le cose, un curettage ora, un po' di disinfezione ora, e poi di nuovo riprendo il resto della bocca tra una settimana, c'ho di nuovo i picchi batterici che dopo un paio di giorni tendono a rialzarsi. E quindi è difficile anche cambiare la flora batterica. Numero di interventi, quindi dal punto di vista di concentrazione dell'operatore, c'hai un giorno che vieni dal dentista che ha bisticciato con la moglie, l'altro giorno no. Ok, se invece io faccio un intervento di 3-4 ore col paziente, ho il super focus del chirurgo e il super focus del protesista. Invece se faccio un intervento breve, ne faccio tanti, ho una frammentazione del lavoro che mi porta a essere meno concentrato su quel caso, su quella chirurgia che devo fare. Se il chirurgo in più, c'è una suddivisione cluster dei ruoli, che lui fa solo il maxillofaciale, lui fa solo le protesi, uno si concentra e si guarda il caso con approccio chirurgico a quello che deve fare là, si confronta col protesista, ma lui farà solamente la risoluzione chirurgica. Il protesista farà solamente la risoluzione protesica e non sta pensando dopo a fare la devitalizzazione, ma sta facendo tutti i giorni solo bocche arcate complete e pianifica in laboratorio digitale solo quel tipo di lavoro, quindi ho il super focus. Il super focus lo ottieni sia col cluster, lavorando in cluster, che avendo una riduzione all'osso delle linee di denti che fai.
non posso fare 1000 piatti, questo ho detto 3 lezioni fa, carne, pesce, hamburger, colazioni, feste di matrimoni, feste per i bambini e poi faccio anche, che ne so, le omelette. La nostra è una griglieria, oppure la nostra è solo un ristorante di pesce, non chiederci le zuppe perché non le facciamo. E lì c'ho super focus nella scelta delle carni, oppure dei pesci, c'ho molto più approvvigionamento di pesci, quindi il pesce fresco, non devo avere una dispensa immensa, ma l'ho ristretta la dispensa, e c'è invece pesci di diverse categorie. Non c'ho pesce, ma c'ho ricciola, spigola, c'ho l'orata, c'ho il polpo, c'ho l'astice, mi sono specializzato in quello. Oppure posso fare la crostaceria, che è ancora più di nicchia. Noi siamo un po' come una crostaceria, che costa un po' di più del ristorante di pesce, ma fa delle cose proprio di nicchia. Non puoi tu avere i crostacei a Pizzamania e sperare di non prenderti la dissenteria. Uno, sei in un posto che non c'ha il pesce, fondamentalmente. È come stare in un paese ipercostoso. È inutile che tu cerchi uno che fa solo quello, è difficile perché costa troppo, lì le tasse sono alte, è difficile trovare uno che fa solo quello dalla mattina alla sera. Ne farà uno, due all'anno con queste caratteristiche. Quindi sei in un posto dove ti porto il pesce, sì, ma perché me l'ha portato Francesco che sta venendo stamattina, che ne so, da Odessa o da Milano con l'aereo e ha riempito il bagaglio col pesce fresco. Ma non è che viene tutti i giorni. Quando c'è, anzi, ti chiamo, o vieni che è arrivato il pesce oggi, ma non lo metto neanche al ristorante, me lo cucino a casa, okay, se non vedo pesce da una vita. Qua, a livello di specializzazione, puoi sviluppare specializzazione. Se tu fai solamente cure totali e non ti perdi nelle cure parziali, ti riempi quindi che cosa? Lo studio di tutto. Non ti puoi iperspecializzare in un qualcosa. Ed è quello che poi mi ha spinto a me all'estero. Tutta la storia di questa clinica nasce da me la voglia di specializzarmi. Non potevo specializzarmi in questo stando in Italia. È stata una conseguenza. Poi lì ho capito perché sono dovuto andare all'estero. Una volta che andavo all'estero, capivo perché andavo all'estero. Perché le persone che hanno bisogno di cure specialistiche vanno in alcuni centri, neanche in tutti, in alcuni centri. Ok, e io ero andata a finire in uno di questi centri iperspecialistici e mi avevano detto, guarda, così, 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 è impossibile che tu trovi nel tuo paese un centro iperspecializzato in questo, per questo motivo. Le persone che in realtà fanno turismo dentale non sono turisti dentali, quello è un modo volgare di chiamare le persone che vanno all'estero, ma in realtà di quella fetta di persone ci sono persone che vanno all'estero non per turismo, ma perché stavano cercando in realtà un centro iperspecialistico, che non è il focus corretto di uno che apre il computer e cerca turismo dentale, no, uno cerca ricostruttiva avanzata bocca, impianti zigomatici, fa delle ricerche specifiche, e come, che ne so, ricostruttiva del crociato, ultimi interventi, che ne so, di ricostruttiva dei crociati, alla fine scopri che devi andare, che ne so, a Tel Aviv. È indifferente che sia Tel Aviv, che sia Parigi o che sia... è quello il centro, devi andare là. Poi, guarda caso, è in Moldavia perché in quella nazione ci sono i prezzi bassi. Una conseguenza è che lì arrivano chi deve spendere molto. Una conseguenza è che si iperspecializzano. Quindi non è che le cose sono costruite con il turismo dentale alla base, ma alla base c'è la specializzazione. E non puoi ottenere specializzazione in questa maniera. In questa maniera rischi solamente di rimanere un tuttologo, che fa un po' di tutto, ti faccio il panino, l'hamburger, ti faccio la pasta, il risotto, c'hanno la paella a Pizzamania. L'avete mangiata? Di pesce? Perché non l'ha mangiata? La paella di pesce in Moldavia. Però ce l'hanno. E il cappuccino ce l'hanno? Avete mangiato? Bevuto? Provatelo. Vi danno anche il biscottino, cioè che visivamente si presenta bene, però non è il cappuccino che tu ricordi. Ok.
Sono specializzati in quello, cappuccino. Qua bevono il latte, che ancora non ho capito cos'è il latte, che in realtà è il caffè macchiato nostro, che il latte bevono, oppure bevono il tè. Qua non so se li avete mai visto nei locali col tè, che si va a chiacchierare, nei locali si bevono il tè. Oppure non c'è lo spritz come da noi, che ti portano, che ne so, l'aperitivo con lo spritz. Qua ti porti lo spritz, che è lo spritz. Sono abitudini diverse quelle. Però c'hanno anche che cosa? Qua gli spaghetti ai frutti di mare. Poi c'hanno anche la mammaliga. C'hanno le zuppette e c'hanno di tutto un po'. La cosa buona è che una cosa fanno bene è che ti fanno aspettare. Ok, se ti fanno aspettare significa che non è fast food da microonde. Ok, ci mettono a cucinare. Ma in generale questo della Moldavia è culturale. Solamente quando siete pronti per fare una cura e prendere una decisione seria.